Ciao a tutti, bentornati qui con Pumping Simulator 2. Allora, le prime macchine sono in arrivo. Oh, ciao Ninox, benvenuto. E yo, allora, subito le prime macchine sono in arrivo. Ciao, bella topa. Allora, iniziamo subito con il pompamento. Pompiamo bene i nostri gospi. Allora, ah, ma qui è un casino. C'è della gran topa in giro. Sono andato al night l'altro giorno, ho fatto un giro. Ma per ballare si paga una barca di soldi. Allora, è arrivato anche il coso da scaricare. Scarichiamo qua. Mettiamo anche questo. Allora, diciamo che vediamo se ce la facciamo in questa puntatina qua, andare ad aggiornare anche queste pompe. Ecco qua. Pieno? Sì, pieno per tutti. Ok. Allora, il bagno. Anzi no, dovremmo fare il magazzino. Per il magazzino ci vogliono $600. Non è neanche male. E poi ci vogliono $1500, perché questi costano, se non sbaglio, 7 ciascuno. O 6,70 o 7 qualcosa ciascuno. Comunque più o meno siamo lì. E poi dovremmo anche più, prima o dopo, andare anche su... Ci pensi tu? Grazie. Dovremmo andare anche a pensare anche alle macchine elettriche, perché dobbiamo stare al passo con i tempi. Anche questi. Beh, oggi faremo solo un paio d'orette, perché ho impegni oggi. Oggi è una giornata così. Impegni stamattina, impegni stasera. Allora, oggi ne approfittiamo di fare un po' di questo senza che prendiamo dei grossi impegni per quanto riguardano. Ops, cos'è qua? Volevo fare una cosa. E ok, qua vediamo se così possono comprare più prodotti contemporaneamente e noi guadagniamo più soldi. Questo è stato pompato. Io non ho capito perché questa prende sempre questa posizione. No, c'è l'autolavaggio automatico, vedi? È qua. Autolavaggio automatico. Adesso poi va migliorato tutto, perché qua possiamo migliorare qualsiasi cosa. Il problema è che abbiamo bisogno di sghei alla grande, perché anche questo possiamo migliorare. Guarda un po', ci vogliono 150 per migliorare il bidone dell'immondizia. Allora, cosa volevo fare io? Ah, volevo vedere se c'erano delle offerte. E infatti ci sono un casino di offerte, tutte al 3%. Oh, le sigarette, guadagniamo un sacco di soldi con le sigarette. Perché noi li compriamo a $5, li vendiamo a 6, un dollaro a pacchetto. Non fa mica schifo. Qua non ci gioco più perché mi frega solo i soldi. Chi è che rompe? Allora, questo... Ah, questo rompe. Subito suonano. Dio buono, che fretta che ha sta gente.
Mi devi massacrare coloro che sono lì in quel posto per 2 secondi. Non devi aver fretta. Guarda che arrivo col pacchettino. Okidoki. Diamo una mano allo sgommista. Ecco, tu vai a gonfiare la gomma. Allora, potrei assumere anche il tipo che fa sto lavoro qua, ma io altrimenti non ho niente da fare. E poi guardo e non ne vale la pena. E questi qua si fregano la bellezza di $100 al giorno. Che me li posso ciullare io quei $100? Boh, finalmente cominciano ad arrivare le macchine un po' più nuove. Inizialmente arrivavano solo dei gran rottami vecchi. Signorina, somiglia un po' a Daisy, la ragazza che lavora lì alla cosa. Allora, vediamo un po'. No, facciamolo dopo. Cos'è questa cosa qua? No. Ah, questo? Questo non l'avevo ancora visto. Adesso... Allora, vediamo come siamo messi a soldi. Vediamo se possiamo fare il nostro update. Allora, tu vuoi benzina, to? Ciao. E tu? Via. Allora, cane e gatto, dove siete? Gatto? No, panino. Panculo, panini. Ancora? Sto diventando bravino però, con l'angelo dell'immondizia. Però mi sa che devo andare a comprare un po' di cose. Allora, facciamo update. Facciamo, per prima cosa voglio riparare questo. Così vediamo un po' se possiamo metterci un po', visto che adesso abbiamo tanti soldi. Possiamo comprare qualcosa in più e li mettiamo dentro il magazzino. Solo che qua forse abbiamo bisogno da metterci qualche scaffale, qualcosa. Perché se non il ladro mi ciula la roba. Mi sto un po' sui maroni questa cosa qua. Ah, gli devo andare a prendere qualcosa da mangiare al gatto. Al gatto gli devo dare da mangiare al gatto. Allora. Un po' di latte. Andiamo a mangiare al gatto. C'è qualcosa da mangiare qua? Ah, c'è il latte. Ok, prendiamo il latte per gatto. Gatto, dove sei? Là. Gatto, fermati però. Oh, ciapa. Oh, guardate qua. Dio, boh, se non te ne vai. Ma dove è diretto? Fammi capire. Adesso lo... Guarda che intanto c'è cane che viene. Vai, Rex. Prendilo. Vai. Vai. E intanto ti abbiamo beccato. Cogli il cane. Ecco.
Dio buonino. Bravo Rex. Hai fame? No, Rex non ha fame, ok. Qua che c'è? Allora, andiamo a vedere se trovo qualcosa. In scaffalatura. Allora, di sicuro non è questo. Ah, ok, eccolo qua. Adesso poi lo metterò. Prima fammi liberare questi. Ecco cos'erano quei scaffali. Servono per quello. Oh! Ok, allora, qui ne mettiamo dentro uno di questi, poi un qualche secchio per l'immondizia, due, poi vorrei mettere anche una di queste, non so dove, però dovrebbe andare da qualche parte. Ah, sono tentato di metterne una di queste. Vediamo come funziona, dai. Mettiamone anche una di queste. Siamo a 1500. Compriamo anche qualcosa da mangiare. Un po' di questi, un po' di questi, un po' di questi. Ok, visto che sono anche in offerta per adesso, possiamo risparmiare qualcosa. Questo sta pompando. Oh, ma devo guardare il diesel come è messo. A proposito, fammi vedere. Ah, non ne ho più. Oh, adesso non ho più soldi. Ah, vediamo se Denise qua, Daisy, ha dei soldi. Daisy, hai dei soldi? Per fortuna che Daisy è una fonte sicura di denaro, raga. Dobbiamo aspettare adesso che arriva Bagaius, ma adesso sta arrivando. Ciao. Allora, vediamo il mio albero di limoni. Cosa fa? Vuole l'acqua. E dove te la prendo sta acqua adesso io a te? Albero di limoni vuole l'acqua, ma dove gliela prendo? Oh! Gli piace pulire così che ti devo dire. Cos'è qua? Ah 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 ah! Hai capito? Adesso il materiale non mi arriva più a piedi con il corriere, ma arriva adesso col furgon. Hai capito? E me ne arrivano due alla volta. Ok, questo intanto posso piazzarlo. Nel frattempo è arrivato il coso col diesel, sì. Allora, vediamo se questi la finiscono di buttarmi la roba per terra. Brutti ceffi. Ok. Hai capito? Ah, quella è sempre a pecora, ragazzi. Non c'è niente da fare. Me ne sono accorto anch'io che... Gira e rigira, me la trovo sempre lì. A pecorone. Allora, dove... Oh, ecco, adesso ho capito. Per quello il ladro mi continuava a ciullare la roba. Brutto ceffo. Io, boh, per fortuna che c'era Rex. Carta igienica qua? Come si è messi? C'è? Ok. Allora, vediamo. Oh, oh. Aha. 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 Iniziamo con la prima.
Tac. È quello che mi dà fastidio, per il resto. Dentro al cesso ci va una lampada, mettiamola prima dentro il negozio. Possono anche cacare al buio, non è un problema. Non è un problema nostro. Il discorso delle macchine a batteria non... Allora, c'è tanto di quell'inquinamento in giro con treni ancora a diesel, che ce ne sono tantissimi. Hello. Questo è pieno. Okay. Mi sa che mi serve un altro frigorifero. Allora, la cosa che adesso mi chiedo, nel momento in cui qua è tutto pieno, no? E io la roba la metto in magazzino. Beh, vedi che adesso il magazzino è una cosa utile. Order 500 prodotti. Boh, l'abbiamo fatto. Bene, a posto. Perché se torna il ladro, mi rompe le balle. Cosa voglio che so? The next day. Le batterie. Vanno là sopra, perché? E come si piazzano queste batterie qua sopra? Secondo me dobbiamo aspettare qualche aggiornamento, perché altrimenti... Allora, dall'interno... Dove cacchio me la sono buttata questa cosa qua? L'ho posizionata la batteria? Vabbè, lasciamo perdere, dai. Oh, la prima macchina elettrica. The first electric car. Ok. Ok, allora funziona uguale, se non cambia niente. Però è un po' pignola questa cosa da... Va bene. Allora, scopo di oggi è aggiornare quegli altri due pompe lì. Così arrivano altre due macchine e sono in totale 8. E poi comunque mi viene meglio anche a me, perché qua ogni volta per prendere gatto non si sa dov'è. Buttiamo via sti immondizia. Ce la faccio? Ma cos'è? Sono andato oltre? Non si vede un tubo, fanculoide. Allora.
Beh, comincia a diventare però, allora già con tutte queste pompe qua, comincia a diventare un po' un lavoro impegnativo, eh? Cioè, dovremmo iniziare a pensare a prenderci un impiegatuccio. È arrivato il diesel, il gasolio? No, era arrivato poco fa. Ok. Tu volevi diesel qua? No. Che è successo lì? Ehi, c'è fuoco qua! Beh, come faccio? Cosa faccio? Non so cosa fare. Oh, bravissimo, ce l'ho anch'io. Ah, grazie. Chi cacchio è stato che ha messo fuoco qua? Brutto stronzo. Vabbè. Questa non mi era ancora capitata qua, raga. Questa. Cane, chi è stato? Rex, dai, o sia operativo. Intanto il ladro ultimamente non si è fatto più vedere. Er ladro. Però è stato Toco. Quello è arrivato con la sua tranquillità. Io tutto agitato. E lui è arrivato con la sua tranquillità, ha tirato fuori il bagaglio, stack, dice, toh, si fa così. A saperlo. Io che cercavo di chiamare i vigili del fuoco. Guarda quella corre, corre! Che ci fosse qualcuno che corre non l'avevo, cioè quello che corre non l'avevo mai vista. Vediamo se mi posso togliere i debiti. Fatto. Non ho più debiti. Si potrebbe fare anche un maxi finanziamento. Tanto adesso. L'unica cosa è che adesso come si è messi a diesel? Ho fatto una cazzata? Secondo me sì. Vabbè, aspettiamo un po' che incassiamo questi soldi qua e poi ordiniamo l'altro diesel, dai. Le altre pompe sono belle perché li puoi acchiappare da tutti e due i lati, invece qua ogni volta ci devi andare da qui, una rottura assurda. Allora, sono le 5:20. Vediamo se in magazzino abbiamo qualcosa da mettere in esposizione. Sì, abbiamo il latte. Allora, questo. Devo comprare un porta deodorante per il water. Hello. Vuoi del caffè freddo? Allora, stacchiamo tutti questi che adesso cominciano a suonare. Devo ordinare di nuovo il gasolio. Vacca trota.
Secondo me adesso dovrebbe iniziare anche a aumentare la bolletta della luce, perché con questi qua che carichiamo... Ogni volta quando sonno mi viene fuori una cavolo di cosa che... Ah, non ho potuto pagare dei cosi, ok. Ok. Non ho potuto pagare... Pagare... Oh, aspetta che devo... Questa scusa chiudo. Cioè, mi immagino quando è bella illuminata, non sarà, sarà bellina da vedere, dai. Dai, illuminami. Più che altro, scaricami il diesel, please. Oh, grazie. Dai che voglio fare, voglio ampliare questi. Non è ancora pronto. Allora, vediamo se abbiamo qualche soldo. Ho solo $400. Hello. Questa è tutta roba che secondo me serve a casa, ma non qui. Niente, allora facciamoci un bel finanziamento di 2000. Oh. E andiamo a fare queste qua. Vediamo se... Vediamo se me li danno. E vado a fare. Amplio questi. E devo comprare anche. Dai, me li dai questi soldi? Beh, potrei andare anche a casa e farlo domani mattina, sta roba qua. Andiamo in deposito, vediamo cosa c'è. E poi me ne torno a casa. Eh? Ah no. Ah, ma ci sono sempre quelle cose di poco fa. Cioè, ma me li ha dati? Me li ha dati i soldi?
No, non me li ha dati. Oh, devo chiudere ancora il finanziamento questo? Per quello non me li ha dati, ragazzi. Per quello non me l'ha dati. Ne ho un altro in corso. Direi, ragazzi, che chiudiamo qui. Noi ci rivedremo alla prossima, sempre qui su Pumping Simulator. Anzi, no, sapete che vi dico che aspetta che do un coso di questo amici, vediamo cosa succede. Pensavo che crescesse e venisse a lavorare per me, ma c'è niente da fare. Boh, direi che allora chiudiamo la puntata qua. Noi ci rivedremo alla prossima su Pumping Simulator 2.